salire a Porto Rico perché Ho mio lasciato Porto figlio Rico perché mio è figlio è malato malato. I con pediatri hanno notato qualcosa di schizofrenia strano in e lui lui e uno dei con medici ci ha consigliato di ricordo che venire qui a tenía un Miami. pariente e estar aquí en Estados Unidos. Los equipos, la medicina, Le la attrezzature e le imaginación, pero medicine sono le aquí hay stesse di más Porto Rico, ma qui ci sono più tutta la risorse, disposizione de, por più ejemplo, specialisti, più materiale medico, sanitario. más, Per esempio i pannolini. Il governo ci dà qualche aiuto. Nel mio settore c'è più lavoro qui. por Sono stato in ejemplo, grado di sviluppare con meglio la Paco, mia con Kevin, que está professione, hablando che mejor esercitavo a que Porto Rico, ma de lo qui que mi yo pagano di hice en più. Puerto Rico. Qui si Con vive molto Kevin, meglio. aquí se gana mejor, sí, y se vive mucho mejor. La storia di Roberto e della sua famiglia è soltanto una delle migliaia di storie di migrazione da Porto Rico verso gli Stati Uniti. Ogni storia racconta i problemi di un'isola americana che, al primo sguardo, sembra un paradiso terrestre nel mare dei Caraibi. In che momento emigrano le infermiere? In questo momento le infermiere, i poliziotti emigrano perché gli stipendi sono inadeguati e le persone che hanno potenziale sono costrette ad andare in altri paesi. I miei figli si sono trasferiti a Miami e vado lì a ricevere assistenza medica. I dottori mi hanno mandato in Florida perché la mia condizione era già abbastanza complessa. Avevo un problema intracranico che ha compromesso il sistema nervoso centrale ed ora con l'emigrazione dei medici si è complicato tutto. Cosa ha complicato ma la cosa. Porto Rico è una delle destinazioni turistiche più importanti del Caraibi. Non a caso è chiamata l'isola dell'incanto. Già all'arrivo si vedono le sue spiagge meravigliose. I piccoli centri urbani sono colorati e molto accoglienti. Però quello che colpisce di più è la solarità dei suoi abitanti, che, nonostante i gravi problemi da affrontare, trovano sempre una buona occasione per sorridere, ballare e cantare. La tierra de Borinquen, donde he nacido yo, es un jardín florido de mágico pregón. Amano la musica, amano divertirsi, per loro è sempre festa. È il paese che ha più feste, io credo, nel mondo, perché hanno le feste religiose, feste locali, feste americane, hanno tutte feste. Però sanno di, onestamente sanno vivere. Fino a qualche anno fa era il paese più felice del mondo, era anche prima in classifica. Dopo adesso con la crisi economica stanno soffrendo un pochino, hanno una crisi di identità, perché non sanno di essere un paese. Però non sono convinti di esserlo, sanno di esserlo ma non sono convinti, perché dal punto di vista politico sono un Commonwealth degli Stati Uniti, per cui questa è la lotta, lo status politico di Porto Rico, però il paese è bellissimo. Il puertorriqueño è un latinoamericano. Il portoricano è un latinoamericano che ha molto in comune con tutti i popoli dell'America, specialmente con i popoli caraibici, e condivide con loro una storia comune di molti secoli di colonialismo. Porto Rico divenne parte dei possedimenti degli Stati Uniti in America e da allora in poi, dal 1898, tutto quel bagaglio cattolico spagnolo di cultura e formazione politica si è mescolato con la tradizione nordamericana. Il Porto Rico di oggi è una colonia del XXI secolo. È un territorio non incorporato dagli USA. Ha una propria autonomia di governo, ma non è completamente indipendente, né è uno stato degli Stati Uniti d'America. Chi nasce nell'isola ha la cittadinanza americana, ma non può votare per il presidente degli Stati Uniti. Porto Rico è una colonia degli Stati Uniti. Porto Rico è una Non vota colonia per il degli Stati presidente, Uniti, non vota per il presidente, non ha diritto di voto al né Senato può votare americano, nel Senato, tantomeno alla Camera, e mucho ciò meno nella consente al Camera Congresso federale. degli Stati Uniti di prendere E decisioni su eso di poi noi, consapevoli che non permette avranno che conseguenze sul loro futuro politico. congressisti o senatori o il governo federale tome decisioni, intendendo che Se non Porto abbia Rico potesse conseguenze votare in per il suo futuro presidente, politico, avrebbe la il partito possibilità di continuerà a eleggere o votare sconfiggere un per il candidato, presidente, perché tendrà avremmo più capacità di elettori di elegirlo come circa 20 presidente, stati come dell'Unione. teníamos, o tenemos, más electores que cerca de 20 estados de la Unión. Se Porto Rico avesse Se rappresentanti nella Camera in base alla sua la Camara popolazione, conforme a su al popolazione, Congresso io, avremmo una de una rappresentanza manera, maggiore di quasi una 20 mayor representación stati. congresional que cerca de 20 estados. Ma lo status politico non è l'unico problema dell'isola.
questo paradiso caraibico si è trasformato nel più grave fallimento economico della storia americana. Circa 40 anni di declino economico, unitamente a una gestione locale fallimentare delle finanze, hanno fatto esplodere il debito pubblico, conducendo Porto Rico sull'orlo del default. E oggi è stato necessario l'intervento di Washington. Questa situazione economica ha portato il Congresso degli Stati Uniti all'approvazione di una legge nel 2016 che, sebbene non lo dica, praticamente elimina il potere delle autorità portoricane sulla spesa pubblica e sul bilancio di Porto Rico. Ora, sotto mandato del Congresso, si sta ristrutturando il debito pubblico di Porto Rico attraverso un consiglio di controllo fiscale non eletto dai portoricani, nominato dal Congresso e dal Presidente degli Stati Uniti. Loro hanno l'ultima parola sulla spesa pubblica e sulla negoziazione con i creditori di Porto Rico. Questo ovviamente ha portato a una politica governativa di austerità molto traumatica. Il problema di Porto Rico è che si trova in prima fila nei tagli e in ultima fila nella distribuzione dei fondi federali. Il problema di Porto Rico è che non può decidere perché è di fatto una colonia, subordinata ai pieni poteri e ai capricci di alcuni settori del governo degli Stati Uniti. Il rapporto tra gli USA e Porto Rico non è mai stato dei migliori. E gli ultimi progetti del Congresso statunitense per tentare di risolvere la situazione non hanno preso in considerazione le conseguenze sul popolo portoricano. E tutto ciò è percepito come una cattiveria da parte di chi arriva a imporre austerità, perché il cittadino comune non capisce se l'austerità sia davvero necessaria. Quello che i portoricani sanno è che qui hanno chiuso 500 scuole pubbliche negli ultimi 5 anni e che non ci sono soldi per pagare gli aumenti salariali dei dipendenti pubblici, che non ci sono soldi per coprire i piani pensionistici dei dipendenti pubblici e che è molto probabile che i dipendenti debbano ricevere un taglio, in alcuni casi del 20% della loro pensione. Hanno pretendito condannare la miseria. Hanno condannato alla miseria i settori più vulnerabili, mentre la direttrice del Consiglio di controllo fiscale guadagna più del Presidente degli Stati Uniti, del Presidente del Senato, del Capo di Gabinetto. E con questo ho detto tutto. Con questo io se lo dico tutto. Se c'è un rimprovero che Porto Rico muove a Washington è quello di avere dimenticato l'isola per troppo tempo. C'è voluto uno dei peggiori disastri naturali della storia recente, l'uragano Maria, a settembre 2017, perché gli Stati Uniti si accorgessero della loro colonia e dei tanti problemi accumulati negli anni, peggiorati dall'emergenza. Anche suene ironico dirlo. Può sembrare ironico dirlo, ma l'arrivo dell'uragano Maria e gli aiuti federali che sono stati concessi per recuperare l'isola, anche se lentamente, sono serviti come muro di contenimento per evitare il deterioramento così accelerato dell'economia del paese. In effetti c'è una piccola ripresa economica per l'investimento privato e pubblico proprio a causa della ricostruzione. Quando finirà questo effetto e quando non ci saranno più risorse provvisorie, faremo i conti con l'impatto diretto delle misure di austerità sul cittadino comune. Ci sono persone insoddisfatte del modo in cui Trump ha trattato Porto Rico, ma il problema dell'isola va oltre il singolo presidente. Nemmeno Obama era molto vicino a Porto Rico. Obama tampoco fu molto amico di Porto Rico. Obama è andato al Teatro dell'Havana per parlare ai cubani, invitarli e incoraggiarli a votare liberamente per i loro funzionari, dimenticandosi che a 700 miglia da lì, da dove si trovava, Porto Rico non ha potuto votare per lui o sconfiggerlo. Quindi il governo degli Stati Uniti ha molto di cui vergognarsi nei confronti di Porto Rico. Il governo degli Stati Uniti tiene molto di che vergognarsi nel caso di Porto Rico.